Esattamente. Lean Startup Summit EMEA 2019, che è il principale evento, direi l'unico, in Europa, in cui si possono toccare con mano temi relativi al design thinking, Lean Startup. E oggi è la giornata dell'Un Conference. Esattamente. Per chi non lo sapesse, che cos'è un Un Conference? Paolo ha partecipato per la prima volta. Una conference. Una conference è una conferenza creata dai partecipanti. Questo cosa vuol dire? Che se qualcuno dei partecipanti che si è iscritto alla conferenza vuole dire la sua, vuole esprimere, vuole condividere il suo know-how, lo può fare. Esatto, molto particolare, quindi c'è una sessione in cui ci si presenta sul palco, si espone l'idea e si cerca sostanzialmente di venderla, perché poi ovviamente c'è una fase in un secondo momento in cui le persone con un bollino votano qual è l'argomento più interessante e chi vince può tenere la sua sessione. Esattamente, quello che appunto Paolo ha fatto oggi, io ho partecipato in parte alla sua sessione. Non posso che parlarne bene, ovviamente, però senz'altro molto interessante. Anzi, ho visto che successivamente, anche se la sessione è stata una sessione molto corta, diciamo da tra i 25 e i 30 minuti, dopo è proseguita, e secondo me, almeno da quello che io ho visto esternamente, ci sono stati appunto dei professionisti che hanno, degli esperti professionisti che hanno contattato Paolo per parlare appunto di quello che aveva detto durante la sessione. Sì, diciamo che è molto interessante perché è una modalità di conferenza che dà modo di avere un immediato feedback da potenziali utilizzatori. E diciamo, poi ci sono state anche delle sessioni comuni, insomma la sessione di apertura in cui hanno spiegato un po' come funziona il workshop, e domani avremo la giornata principale della conferenza. Esattamente, una giornata completa, tra gli speaker avremo sia Eric Ries, che è uno dei creatori della metodologia Lean Startup, e anche Alexander Osterwalder, che per chi non fosse nel campo è l'ideatore del Business Model Canvas, da cui poi sono partiti tutti i canvas che vediamo. Strumento è un pochino, come dire, il pomodoro delle salse del ristorante, no? Quindi si mette un pochino dappertutto. Quindi domattina cominceremo alle 9 fino alle 18 con un programma molto fitto. Le sessioni sono molto più interessanti rispetto a quelle dell'anno scorso, quindi abbiamo visto che ci sono dei temi molto particolari, molto innovativi, e diciamo l'unica nota negativa è che c'è poca Italia a questo evento. Pochissima Italia, siamo solo noi due praticamente. L'anno scorso eravamo in tre, quest'anno c'è stata una defezione. Meno 30% siamo un po'. Forse qualcuno arriverà, speriamo che qualcuno arrivi domani, magari oggi essendo il primo giorno, essendo un conference magari non conosciuto o non nel trend per la maggior parte delle persone, è possibile che qualcuno arrivi anche domani, anzi lo speriamo. Ok, va bene, quindi ci aggiorniamo domani con un altro intervento direttamente dalle startup IT. Da qui, seguiteci. Quindi, come dicono i blogger, quelli seri, trovate tutti i link nei commenti sotto. Quindi seguiteci e ci vediamo domani. Ciao. Ciao.